Il corpo degli astronauti può raccontare tante storie diverse. Andare nello spazio è un'esperienza estrema che mette a dura prova tanto il fisico quanto la mente di uomini e donne che portano l'umanità oltre atmosfera. Pensate che in 6 mesi in orbita il corpo subisce un contraccolpo, ad esempio a livello osseo, paragonabile a quello di 10 anni di vita vissuta sulla Terra. Salvo poi, certo, tornare alla situazione di partenza, recuperando il vigore perduto. Capire cosa succede al corpo di un astronauta è importante per almeno 2 motivi. Innanzitutto, rappresenta un modello di invecchiamento accelerato da studiare per capire come curare patologie tipiche dell'anziano. In seconda battuta, svelare i segreti dei cambiamenti del corpo nello spazio permette di prepararsi al meglio per varcare le frontiere del futuro, vale a dire quelle delle missioni di lunga durata, come per esempio quella su Marte. Chi si occupa di questi temi è principalmente un medico, ma ci sono anche altre professioni coinvolte sotto il grande cappello della cosiddetta biologia spaziale. Ne abbiamo parlato con Deborah Angeloni, ricercatrice in biologia all'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e responsabile scientifica del primo corso di Space Biology articolato in 5 incontri tenuti a Pisa a cavallo tra febbraio e marzo. Che cos'è la biologia spaziale? Perché è così importante? Dunque, la biologia spaziale praticamente consiste nello studio della risposta adattativa dei sistemi viventi alle condizioni ambientali associate al volo spaziale. Di queste la più peculiare, direi, è la microgravità, perché poi, non so, le vibrazioni, il rumore, la variazione dei ritmi circadiani, variazioni di pressione, di temperatura, sono condizioni studiabili, studiate di fatto abbondantemente già in altri ambienti. La mancanza di gravità non è facilmente riproducibile a terra, lo si può fare con simulatori che però ospitano sistemi molto piccoli, colture cellulari, semi, plantule, già un topino non entra in un simulatore di microgravità, per cui la possibilità di volare nello spazio è fondamentale. E perché è importante e interessante studiare queste cose? Lo è fondamentalmente perché noi ci siamo evoluti in presenza della forza di gravità da sempre. A me piace ricordare, no, il verso con cui si chiude la Divina Commedia: l'amor che muove il sole e le altre stelle, e quella è appunto la forza di gravità che ci tiene insieme tutto il nostro mondo, e che proprio perché è stata costante per direzione, per intensità, da quando noi siamo comparsi, no, dalle prime molecole, le prime cellule, chiaramente ci ha condizionato molto dal punto di vista della forma e del modo in cui funzioniamo, per come ci osserviamo adesso. Quindi poter studiare che cosa succede in assenza di questa forza così importante ci può aprire prospettive nuove, diverse, sul modo in cui la nostra unità costituente di base, la cellula, funzioni. La biologia spaziale si muove lungo 2 canali. In primis, il miglioramento della conoscenza di quello che già sappiamo. C'è poi un risvolto più applicativo per capire cosa succede nel corpo degli astronauti quando sono esposti a voli di lunga durata. E attenzione, non si parla solo di corpo umano nella sua materialità, ma anche di spirito. Gli equipaggi saranno in ambienti chiusi, confinati, in ambienti ristretti e dovranno starci per molto tempo. Quindi la cura dell'aspetto psicologico avrà un'influenza sempre più importante, tanto più saranno complesse le missioni del futuro. Non solo spazio, il volo dell'astronauta ci dice molte cose anche sui corpi di chi resta sulla Terra. Lo studio del corpo dell'astronauta può fornire una conoscenza utile anche per la cura del paziente sulla Terra? Sì, diciamo che fino dalle missioni, dalle prime missioni Skylab, direi anni 70, quindi, no? È emerso proprio ai medici che seguivano gli equipaggi spaziali come l'astronauta al ritorno riportasse una serie, diciamo, di fragilità che poi si trovano anche nell'anziano durante appunto il processo di invecchiamento a terra. Per cui, insomma, si è cominciato a pensare che il volo spaziale rappresentasse una sorta di modello di invecchiamento accelerato, chiaramente anche reversibile, in una condizione in cui appunto il soggetto prima di partire è assolutamente sano, non ha malattie di sorta, e quando torna recupera poi la forma fisica precedente al volo. Quindi
studiando ciò che succede in maniera accelerata nell'astronauta, si ha un'idea anche di ciò che accade durante l'invecchiamento, ovviamente in tempi molto più lunghi. Le 5 lezioni di Space Biology, nate grazie a un accordo con l'Agenzia Spaziale Europea firmato in questi giorni, sono il primo modulo sul tema, cui seguiranno altri 10 incontri di livello più avanzato. Intanto a salire in cattedra in un evento aperto a tutti è stato anche Paolo Nespoli, astronauta italiano con all'attivo 313 giorni di permanenza in orbita. Com'è andata la lezione di Nespoli? È andata bene, è andata molto bene, perché Paolo Nespoli è un grande comunicatore, è una persona estremamente generosa e che ha la capacità di rendere molto semplici cose anche complesse. Per cui ho notato per esempio la diversità di linguaggio e di atteggiamento che ha tenuto da prima in un incontro informale di un quarto d'ora con studenti di ingegneria, e poi invece il linguaggio e il modo di, appunto, di raccontare che ha tenuto dopo durante la lezione vera e propria.